Signori, buonasera. Le immagini che giungono dinanzi ai vostri teleschermi sono relative all'incontro di calcio in cronaca registrata tra il Gangi e la Nissa. Siamo giunti alla sesta giornata del girone di ritorno interregionale, girone N. Il Gangi, prima di questa partita, è primo assoluto in classifica con 34 punti, mentre la Nissa si trova relegata a centro classifica con 27 punti. Il signor Alvino di Salerno scende in campo, leggiamo le formazioni. Per la Nissa Barbieri, Sampino, D'Agostino, Locascio, Pugliese, Ingenuo, La Paglia, Messina, Costigliola, Orefice, Croce. In banchina con Maurizio Mazza, Emanuele Mugavero, Giannone, Battaglia, Sperling. Per il Gangi scendono in campo, si vede la formazione tipo, con Somma, Surace, Imbrota, Dichiara, Buongiorno, Ingitti, Mammone, Moccero, Scoperto, Frangioni, De Luca, Storiale, Migliazzo, Napoli, Di Stefano e Bevacqua sono in banchina. Allenatore, giocatore di questa formazione, Stefano Frangioni. Vento per la guerra e parte la gara. Il Gangi si è buttato prepotentemente in avanti con Mimmo Surace, cross dentro l'area, De Luca, buona intuizione di Scoperto, tiro, e c'è il palo che salva la situazione. Quindi Frangioni era lontano anche se dalla palla, Frangioni alla battuta al solito, e gol! Gol! Frangioni da esperto, quale ha segnato un gol capolavoro su calcio di punizione. Intanto notiamo che no, qualcosa non va, l'arbitro che annulla, non ci spieghiamo il perché di questo annullamento. Mammone, tiro, e Barbieri compie un mezzo miracolo. Mazzara è dal Trapani a 30 punti, quindi ancora Frangioni, buono questo Mammone, tiro, no, buono. Oggi è una giornata che non va. È l'ultima occasione del primo tempo questa, perché ormai il tempo è scaduto, siamo in recupero addirittura. Ancora il Gangi che staziona nei pressi dell'area. Frangioni, gol! Finalmente si è rotto al 45esimo, si è rotto questo benedetto incantesimo. È stato Frangioni, merito di Frangioni e anche merito di Scoperto, che quindi alla fine dei primi 45 minuti il Gangi in vantaggio per una retenzione. Intanto inizia il secondo tempo con il Gangi in vantaggio per una rete a zero. Allora verso Moccaro, Moccaro ancora attaccato alle spalle, ha conquistato palla, Moccaro, Tiziana, vediamo se ci arriva, tiro, e gol di Tiziana che segna il gol. Frangioni, attenzione fuori gioco, Frangioni, molto scastro, ha evitato che, pallone a De Luca, ancora Frangioni, De Luca, tiro, gol, sembra un gol. Gol di De Luca, ancora pallone verso di Stefano che si gira, ancora di Stefano, vede De Luca limite dell'aria, tenta, e Barbieri deve sfoderare un grandioso intervento su questo siluro di De Luca. Melina dei Gangitani, De Luca, Dichiara verso Napoli in avanti, traversone di Stefano, tiro, e Barbieri para ancora una volta. Il Gangi ha battuto, perché ormai la partita è terminata, anche se ha battuto la Nissa per 3-0.